Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Quando studiamo una lingua straniera è molto comune iniziare studiando il linguaggio di tutti i giorni, studiare il vocabolario del cibo, studiare il vocabolario delle abitudini o studiare il vocabolario dei viaggi. E poi ci sono altre parti del nostro vocabolario di tutti i giorni che tendenzialmente non studiamo, oppure studiamo ad un livello un po' più avanzato. Sono parti del vocabolario che sembrano meno importanti, ma che in realtà sono più frequenti di quello che noi immaginiamo. Dunque, sono anche più utili. Quando parlo in inglese o quando parlo in spagnolo o in francese, mi rendo conto che queste parti di vocabolario non mi escono in maniera così naturale. In inglese e in spagnolo forse sì, perché sono due lingue che uso tutti i giorni. In francese sicuramente no. Il motivo per il quale non le utilizzo in maniera così naturale è perché le ho imparate un po' più tardi e non le ho ancora praticate abbastanza da utilizzarle in maniera fluida nel discorso. C'è sempre una piccola interruzione prima del loro utilizzo. La cosa frustrante però è che sono espressioni che in realtà utilizzo spesso, soprattutto in inglese e in spagnolo. Probabilmente se andassi in Francia o se vivessi un certo periodo di tempo in Francia, le utilizzerei tantissimo anche lì. Di che espressioni sto parlando? Queste espressioni possono essere di diverso tipo, possono trattare argomenti completamente diversi, ma nel video di oggi voglio parlare di espressioni di cui abbiamo bisogno quando parliamo al telefono o vogliamo parlare al telefono. Non so se anche a voi è successo di essere magari in una videochiamata e voler dire I'm going to mute my microphone, oppure durante una telefonata dire I'm going to put you on hold. A seconda del lavoro che facciamo, queste espressioni possono essere molto utili nella vita di tutti i giorni. Ad ogni modo, terminiamo qui con la nostra introduzione ed iniziamo a vedere le nostre espressioni telefoniche. Dunque, se siete pronti, cominciamo! Iniziamo con la nostra prima espressione telefonica. Per ogni espressione vi darò una frase di esempio. L'espressione sarà all'infinito, però l'esempio sarà coniugato. La prima espressione è fare una chiamata. Questa si traduce letteralmente dall'inglese to make a call. Significa semplicemente iniziare una telefonata. Vediamola in un esempio. Scusate, devo fare una chiamata. Devo fare una chiamata al mio medico per fissare un appuntamento. Devo fare una chiamata al mio medico per fissare un appuntamento. Con questa espressione possiamo già introdurre la seconda, che è semplicemente il verbo chiamare. Il verbo chiamare è to call. Chiamare si può utilizzare proprio come fare una chiamata. Ti chiamo io stasera, eh? Ciao. C'è casino in giro, ti chiamo dopo, ok? Un sinonimo di chiamare è telefonare. Facciamo una frase. Chiamo i miei genitori ogni fine settimana. Chiamo i miei genitori ogni fine settimana. E se noi chiamiamo qualcuno, che cosa fa questa persona? Questa persona risponde al telefono. La nostra terza espressione è rispondere al telefono, che è to answer the phone. Rispondere al telefono significa semplicemente accettare una chiamata in arrivo. Perché non mi rispondi al telefono? 10 giorni che non mi rispondi al telefono. Per esempio, se ti chiamo, rispondi subito. Se ti chiamo, rispondi subito. Cosa facciamo però quando vogliamo terminare una chiamata? Non è comune dire termino la chiamata, non si utilizza. Se vogliamo terminare una chiamata, utilizziamo il verbo riattaccare. Riattaccare significa to hang up. Si può anche dire riattaccare il Per favore, non riattaccare. Se mi risponde, riattacco. Per esempio, non riattaccare, devo dirti ancora una cosa. Non riattaccare, devo dirti ancora una cosa. Dopo questa espressione mi collego a quella successiva, che è sempre to hang up.
però in maniera un po' maleducata, un po' brusca, una forma molto colloquiale. Cosa utilizziamo quando vogliamo dire che qualcuno ha terminato una chiamata in maniera brusca? L'espressione utilizzata è buttare giù, che letteralmente significa to throw down. Butta giù, butta giù, butta giù, butta giù. Questo significa interrompere una conversazione telefonica in una maniera un po' scortese. Anche qui possiamo dire buttare giù il telefono. Facciamo una frase. Mi ha buttato giù il telefono perché era troppo arrabbiato. Mi ha buttato giù il telefono perché era troppo arrabbiato. In questo caso ho utilizzato mi perché buttare giù il telefono a qualcuno. In questo caso a me. E invece che cosa facciamo quando, per esempio, chiamiamo qualcuno e sentiamo il messaggio della segreteria telefonica? In questo caso quello che facciamo è lasciare un messaggio. Questa, per fortuna, è uguale all'espressione che utilizziamo in inglese, to leave a message. Al momento non siamo in casa, lasciate un messaggio e vi richiameremo. Per qualsiasi comunicazione avete 45 secondi di tempo per lasciare un messaggio e il vostro nome. Non c'era nessuno a casa, quindi ho lasciato un messaggio. Non c'era nessuno a casa, quindi ho lasciato un messaggio. Lasciare un messaggio significa registrare un messaggio vocale quando l'interlocutore non risponde. E che cosa possiamo dire in questo messaggio se vogliamo che l'altra persona ci chiami? Questo introduce la prossima espressione, che è richiamare. Papà richiama mercoledì per mutuo casa. Va bene, signora, guardi, lo dico ad Anna Maria e poi magari la richiama lei. Per favore, richiama l'ospedale e di che non vai. La persona, nell'esempio di prima, potrebbe dire nel suo messaggio: appena puoi, richiamami. Appena puoi, richiamami. La seguente espressione è un'espressione molto interessante ed è fare uno squillo. Questo si traduce in to give someone a ring o to give someone a call. Fate due squilli e mi hai rifiutato la chiamata. No. In realtà fare uno squillo significa chiamare una persona, lasciare squillare il telefono una o due volte e riattaccare. In passato si usava molto per far capire all'altra persona che volevamo essere richiamati. Se io facevo squillare il telefono di mia sorella una o due volte, era un po' come dire: ehi, richiamami! Perché si faceva questo? Si faceva questo perché in passato i costi delle chiamate erano più elevati. Magari una delle due persone aveva meno credito sul telefono e quindi aveva bisogno di chiedere all'altra persona di chiamare. In passato questa espressione, soprattutto tra gli adolescenti, era anche utilizzata per dire ti penso. Se per esempio un ragazzino che mi piaceva mi faceva uno squillo, significava che in quel momento lui mi stava pensando. Quindi se ricevevamo degli squilli quando eravamo adolescenti, significava un certo interesse dalla persona che telefonava. Oggigiorno, con le chiamate illimitate e i piani telefonici che abbiamo, non si utilizza più questa pratica di fare uno squillo. È molto meno utilizzata. È rimasta comunque questa espressione del fammi uno squillo, ma è utilizzata più per dire fare una chiamata, semplicemente. Per esempio, quando arrivi a casa, fammi uno squillo. Quando arrivi a casa, fammi uno squillo. In realtà è poco comune che la persona in questione prenda il telefono, faccia uno o due squilli e riattacchi. In realtà prenderà semplicemente il telefono e chiamerà la persona. Quindi se una persona ci fa uno squillo, quello che noi vedremo sul nostro telefono è una chiamata persa. Chiamata persa è la nostra espressione, significa missed call. Per esempio, ho visto una chiamata persa sul telefono, mi hai cercata? Ho visto una chiamata persa sul telefono, mi hai cercata? Vediamo la seguente espressione, che è molto utile se chiamiamo uno studio, un ufficio o appunto se lavoriamo in un ufficio o in uno studio. La nostra espressione successiva
è mettere in attesa. Questo significa sospendere temporaneamente una chiamata. In inglese probabilmente utilizzeremmo to put on hold. Se noi chiamiamo uno studio medico, magari la persona che lavora in segreteria può dirci: la metto in attesa un momento. La metto in attesa un momento. È un'espressione molto comune quando facciamo questo tipo di chiamata. Facciamo un passo indietro dove abbiamo visto il nostro fare uno squillo, ma in realtà da dove deriva questo squillo? Che cos'è squillare? Squillare è il suono del telefono quando riceviamo una chiamata. In inglese si traduce in to ring. Il telefono ha squillato tutta la notte. E allora perché non squilli, Per esempio, il telefono sta squillando. Qualcuno può rispondere? Il telefono sta squillando. Qualcuno può rispondere? Squillare è riferito proprio al suono che emette il telefono. Continuiamo. Quando noi chiamiamo una persona, questa persona può o rispondere o non rispondere, oppure può essere al telefono con qualcun altro. Questa espressione in inglese si dice the line is busy, probabilmente. In italiano invece che cosa utilizziamo? Utilizziamo il numero è occupato o semplicemente è occupato. Per esempio, ho provato a chiamarti ma il numero era occupato. Ho provato a chiamarti ma il numero era occupato. Nel linguaggio colloquiale in realtà più che dire il numero era occupato diciamo mi dà occupato. Questa è un'espressione molto colloquiale ma in realtà è molto comune. Quindi se volete utilizzare questa espressione parlando con un amico, con un parente, con un conoscente potete assolutamente dire mi dà occupato. Ritorniamo adesso nella situazione dell'ufficio o dello studio. Finalmente la persona con cui vogliamo parlare si è liberata. Quindi l'addetto alla segreteria finalmente potrà trasferire la chiamata. Per dire quindi to transfer a call possiamo utilizzare trasferire la chiamata oppure passare la chiamata. Per esempio, passo la chiamata al reparto tecnico. Passo la chiamata al reparto tecnico. Terminiamo con la nostra ultima espressione per questo video. Questa è un'espressione un po' più utile magari in una videochiamata o in una chiamata di gruppo. E cosa utilizziamo quando vogliamo disattivare l'audio del nostro microfono? In inglese si dice to mute the call, mentre invece in italiano diciamo silenziare la chiamata. Per esempio, ho dovuto silenziare la chiamata perché c'era troppo rumore. Ho dovuto silenziare la chiamata perché c'era troppo rumore. Abbiamo finito qui con le nostre espressioni telefoniche di questo video. Io spero che questo video sia stato utile, spero che abbiate imparato qualche espressione nuova che finalmente potrete utilizzare nel vostro vocabolario di tutti i giorni. Se vi vengono in mente altre espressioni potete scriverle nei commenti. Io vi ringrazio tanto per aver visto questo video e spero che il video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!